è il mio primissimo video, nel senso che fino adesso ho fatto dei vlog, quindi prendevo la fotocamera, la videocamera e me la portavo in giro. Adesso invece sto seduta come una scema a casa da sola a parlare con la videocamera. Devo dire che faccio progressi. Ho pensato di fare, per facilitarmi un po' la vita, di fare un video tag. I video tag, se non li conoscete, sono praticamente degli argomenti scelti dalle vlogger, li fanno un po' tutti, così i video sono linkati uno con l'altro e quindi potete facilmente vederli tutti se vi interessano. Ora, la ragione è perché dovrebbe interessarvi un video tag, visto che l'argomento di solito è tipo vestitevi insieme a me, oppure il mio shopping, o come pulisco gli stivali. Non lo so, io me li guardo ogni tanto e questo mi preoccupa. Quindi ho pensato di farne uno anch'io. E sono partita dal più semplice, proprio il basic, l'ABC del video tag, che è cosa c'è nella mia borsa? Che ve frega cosa c'è nella mia borsa? Non lo so, secondo me potrebbe essere interessante, soprattutto perché io la borsa non l'ho assolutamente preparata. Ho detto borsa alla romana, a borsa, non l'ho assolutamente preparata, ma l'ho presa sana sana così come era all'ingresso, non ci ho tolto, non ci ho aggiunto niente, quindi ci sarà, non lo so, mi vergogno, sono preoccupata. E quindi nulla, iniziamo. Adesso vi faccio vedere cosa c'è nella mia borsa. Borsa di Zara. La devo pure descrivere? Forse sì. Allora, ha un ampio vano centrale e due adorabili ali laterali dove puoi mettere la qualunque. In più, io ci ho attaccato un adorabilissimo orso mannaro. Non so se lo vedete, c'ha i claws, c'ha gli artigli. E quindi questa è la borsa. L'ho comprata tra l'altro anche da poco. E adesso vediamo cosa c'è dentro. Siete curiosi? Morite dalla voglia? No? Ho provato. La prima cosa è inutile, come tante delle cose che sono nella mia borsa. È un volantino di eventi di Angel Islington e King's Cross, perché adesso sto andando a lavorare in un coworking vicino King's Cross, quindi di là non l'ho preso. Poi ho un bellissimo cappello rosso che io porto sempre nella mia borsa, non perché voglio occupare spazio nella mia borsa, non perché è un bel cappello, ma perché a Londra fa un fottutissimo freddo e quindi a volte mi si congelano le cervella e ho bisogno di un cappello. Poi ho un sacchetto del Duty Free che ho trafugato l'ultima volta che sono stata a Milano a vedere Cenerentola. Poi ho, allora, cioccolato, ho una tavoletta di cioccolato fondente Green and Blacks, organica anche, perché sempre per il motivo che vado in questo co-working, arrivo a un certo punto della giornata che o mi mangio quello che mi sta a fianco o mangio qualcosa. Portafogli! Allora, questo portafogli è una sola, nel senso che è bellissimo, io lo amo, cioè, poi mi fa cagare probabilmente, però a me piace tanto, perché è un portafogli fatto con i sacchi di cemento del Siam, che si chiamano Elephant Brand. Io ovviamente a forza di toccarlo l'ho pure cancellato, prima era tanto carino con l'elefante. Questo portafogli è carino, è pure questo solidale, costava pure poco, ma che c'ha? Gli hanno cucito male sto bottone, ora a voi che vi fregherà, ma io ve lo dico uguale, e quindi non si chiude, e quindi adesso lo dovrò cambiare, posso dire anche un'altra volta e quindi se volete, e quindi adesso lo dovrò cambiare e quindi via. Anzi, se avete qualche portafoglio carino da suggerirmi, ditemelo, perché io sto cercando disperatamente un portafogli carino. Io odio i portafogli, cioè odio come sono fatti. Di solito sono di una bruttezza rara, a meno che non costino cifre inarrivabili. E se conoscete un portafoglio che risponda a questi requisiti, bello, nero e resistente. Ok, se conoscete un portafoglio così, presentatemelo. Ah, poi ho questo. Le pochette credo abbiano un'anima loro, perché un'animaccia loro, perché tu le apri, ci metti dentro tutta la tua roba, le richiudi, le riponi nella borsa, dopo 2 o 3 ore è già di nuovo tutto di fuori. Secondo me le pochette sputano, quindi con tutta la fatica che tu fai, alla fine ti ritrovi sempre le pochette vuote, chiuse in borsa,
e tutto il resto sparso. Questo almeno è il curioso fenomeno che accade nella mia borsa, nella mia borsa. E qui infatti c'è rimasta solo una cosa così a tenere il presidio, che è una, non è una matita, è una penna da touch, però è fichissima, ne converrete con me. Ok, via la pochette. Le chiavi, queste sono le mie chiavi, gli highlight di queste chiavi sono Batman e l'orso di Berlino. Io sono di Roma e vivo a Londra, ma tengo l'orso di Berlino sulle chiavi, non si sa perché. Poi, questo è bellissimo, questa è la mia agenda. È un'agenda che ho cercato per un sacco di tempo, ma non mi voglio attaccare il pippone sull'agenda, però comunque è bella, è utile e non è precisa come quella di tante donne, infatti io faccio così i segnini con i washi tape e poi mi dimentico cosa ho segnato. C'è una tasca qui dove tu puoi mettere tutte le cose, gli appunti, ma io mi dimentico sempre che c'è questa tasca, quindi non la uso. E ho anche un adesivo di Enna, sì, Enna, di Enna, di Elsa and Anna sulla, dietro al mio, alla mia agenda. Via. Penne. Allora, ho la penna, quella un po' più seria, che in realtà non è seria perché è di Yelp, e poi ho la penna dei mini pony con tutti i colori. Questa la uso per l'agenda di solito, ma la uso perché è carina. Ha un dinosauro! Chi di voi non ha un dinosauro nella borsa? Io a volte anche più di uno. Ah, e poi ho un cavallo. Io non so se voi conoscete questi cavalli. Non so se conoscete. C'è la rogna attaccata a sto cavallo. Non so se conoscete questi. Li vendono anche in Italia, adesso anche qui, sono dei cavalli con la rogna, cioè tu li compri e sono pelosetti, appena inizi a toccarli il pelo tipo si stacca, gli viene l'alopecia e diventano orribili e sono anche un ricettacolo di batteri. Questo è il mio carica, la mia carica esterna del telefono, mi piace perché è leggera e compatta, però non carica granché, carica, fa un solo ciclo di carica. E tu puoi vedere anche quanto è carica, perché se tu fai così, fai tap, si accendono le lucine, si vedi questa. E ovviamente se sono tutte accese è tutto carico. Se come me sei una cogliona e ogni volta dimentichi di caricarlo, ma te lo tieni in borsa uguale, ti porti un peso inutile perché è scarico. Occhiali, qua ci sono due occhiali accoppiati nella stessa confezione. Ce n'è uno figo per quando mi sento figa. E questo è per quando non ho le lenti, no, per quando ho le lenti, per quando ho le lenti perché non sono graduati. E poi ci sono invece, il bello è che sto continuando a filmare e sto pensando, pensa se ho inquadrato male, tutto quello che faccio vedere è fuori campo. Sarebbe meraviglioso, sarebbe un video surrealista, forse lo posterei uguale. E poi ci sono quelli graduati, che sono per quando sono un po' meno figa, per tutti i giorni, quando poi li levo e metto gli occhiali. Quindi occhiali, uno e due, e via. Poi ho questi. Allora, questi, ovvero gli auricolari, o le cuffie o qualsiasi cosa, sono per me l'accessorio indispensabile per vivere. Cioè io posso uscire senza mutande, ma non posso uscire senza questi. Anche perché senza mutande c'hai sopra qualcosa, e quindi tutto sommato nessuno se ne accorge. E invece se sono senza questi me ne accorgo io e soffro moltissimo, perché io quando sto in autobus, quando sto in metro, quando sto lavorando, soprattutto devo ascoltare musica, questa necessità proprio fortissima di ascoltare musica. Questo è proprio da fighetta, questo è da fashion blogger quasi, è un EOS, sono questi burro di cacao che puzzano. Cioè, hanno degli odori di frutta e strani il più delle volte, a me non fanno impazzire, ma questo in particolare invece è buonissimo perché è al cocco. E la cosa bella di questi è che hanno questo applicatore. Più seria, Chiara. Chiara, seria. Hanno questo applicatore che facilita la stesa e la resa del tuo burro cacao. Poi la mia Oyster Card, del mio porta Oyster sono particolarmente orgogliosa. Ah, ecco
dov'era questa? Questa è la collana di Creamy. Questa infatti, scusate, è sempre piena di peli qua dentro. Questa è la collana di Creamy, è la seconda bacchetta per gli esperti come me, si chiama Lumina Star, il termine tecnico. E questa l'ho comprata su eBay, in realtà non è un accessorio originale ma è tagliata a laser, però è assolutamente identica e l'ho messa in borsa perché purtroppo ho perso una stellina sulla coda e ma la metterò uguale. Le ali laterali. Allora, qui ho un simpatico cappellino da pirata che ho trovato Viola in un giornalino quando siamo partite per, sempre per Milano. Ho delle medicine, ora sembrerà che sono una malata terminale perché ho un sacco di medicine, no, sono finite, pensavo di averne di più. Robe, paracetamolo, ibuprofene, tutte queste robe che stanno, fazzoletti, ah ecco infatti le avevo viste, altre. E poi, questo non è quello che pensate, anche se so che ha una forma e un aspetto equivoco, è tè, giuro è tè. Potrebbero anche essere preservativi mascherati da tè, ma in quel caso sarei un genio del male, credo sia al di sopra delle mie possibilità a fare queste cose geniali. È un tè verde che mi hanno dato al WTM, al forum travel qui a Londra tipo mesi fa, e anche questo l'ho portato per il co-working, l'ho messo dentro la borsa perché ho detto sia mai che non abbiano il tè, ma dove gli inglesi non hanno il tè, ma insomma pure sull'autobus tra un po' te lo danno. E dei coriandoli, perché Viola ha voluto tantissimo i coriandoli quando siamo andati a Milano. Si capisce che questa è la borsa che ho portato a Milano? No, perché sennò ve lo ridico. Coriandoli. E questo era un pezzo di un gioco che gli ha regalato Yolanda di filastrocche.it, che è, sai quello che soffi e c'è la pallina leggera che vola a seconda di quanto tu soffi, quella rimane sospesa, quello. Non so dove siano gli altri pezzi. L'altra ala. Ah, ecco, questi sono gli altri pezzi. Le palline. Così, dovessi fare un numero da strada, a un certo punto io ho tutto l'occorrente. Le palline, altre medicine, ma sono terminali, allora. Altre medicine, poi ho una mollettina di Viola. Questo mi piace tantissimo. Scusate, sono piena di peli. È un burro di... non è un burro, è un olio, una tinta per labbra in olio di Yves Saint Laurent ed è pazzesca perché io odio i gloss di solito perché seccano le labbra, invece questo le ammorbidisce tantissimo perché contiene gli oli e poi ti rimane pure la tinta, quindi... Penne. E fiocco, l'altro, questo faceva coppia con quell'altro. Un tappo di bottiglia di acqua panna che credo che mia figlia mi abbia messo in borsa. Questo non l'avete visto, un elastico, ah questo chiudiamo in bellezza, questo anche, io scusate perdo regolarmente i ciappini dell'iPhone per tirare fuori la scheda, quindi prendo gli orecchini che non uso più, ora guardatelo, spero si metta a fuoco, allora io usavo questa roba un tempo, questo è un orecchino pendente con Snoopy, con un brillocco rosa confetto e una goccia brilloccosa rosa confetto. Questo vi fa capire la brutta persona che ero io prima. E con questo abbiamo concluso il grand tour della mia borsa. Spero vi sia piaciuto. A questo punto, se volete che io mi renda ridicola ulteriormente facendo altri video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, soprattutto fatemi sapere se anche la vostra borsa è piena di peli, di dinosauri, di unicorni con l'alopecia, di penne e se anche voi indossavate degli orecchini imbarazzanti. Bye!